Anche quest'anno tanti interventi strutturali al patrimonio, diciamo, di edilizia scolastica. L'amministrazione è sempre più attenta. Sì, abbiamo un enorme patrimonio di edilizia scolastica, in realtà una parte del quale è adattato e quindi richiede sempre degli interventi. Poi comunque si tratta di edifici per lo più costruiti molti anni fa e quindi richiedono sempre degli interventi. L'amministrazione insegue in un certo senso gli interventi urgenti e nel frattempo però sta programmando tanti interventi strutturali. Siamo già a circa 10 plessi verso i quali stiamo facendo interventi strutturali insieme agli edifici nuovi. Per cui è un patrimonio che si rinnova, che richiede chiaramente sempre grandissima manutenzione. E un po' con gli interventi delle squadre comunali, un po' con gli interventi delle ditte esterne, cerchiamo di far stare i nostri ragazzi in ambienti più decorosi possibili. E l'anno scorso è stato un anno un po' turbolento a causa del provvedimento del dimensionamento scolastico. Per fortuna sono state recuperate quattro autonomie, quindi quest'anno si riparte tirando un sospiro di sollievo. Beh sì, in realtà un'autonomia secondo me doveva essere salvata, un'autonomia in più, quella del centro storico di Corigliano. Però diciamo che abbiamo tutti quanti tirato un sospiro di sollievo rispetto al piano scellerato che era stato preparato precedentemente. Comunque l'organizzazione, diciamo, scolastica della città è molto articolata, ci sono tantissimi istituti comprensivi che hanno molti plessi, alcuni dei quali richiedono molta attenzione perché sono quelli rurali, ed è un po' quelli su cui anche noi ci siamo concentrati, ed erano quelli messi peggio, onestamente. Oggi in alcuni luoghi, quando ci torno, mi ricordo come erano, penso Fabrizio su tutti, mi ricordo come erano, onestamente è stato fatto un bel lavoro. Chiaramente serve anche un difficile lavoro da parte dei dirigenti, che è quello della vicinanza alle comunità scolastiche, nonostante alcuni istituti comprensivi siano piuttosto estesi. E infine le chiedo, qual è l'augurio che fa ai ragazzi, insomma, per questo nuovo anno scolastico? Come sempre, quello di credere in loro stessi. La scuola è uno strumento che ci consente di accedere a conoscenza, che ci consente anche di socializzare. Noi crediamo molto su questo. È per questo che abbiamo investito molto anche, per esempio, sulla refezione. Abbiamo sostanzialmente triplicato i pasti in questi 5 anni, perché è uno strumento importante di crescita. I ragazzi devono credere in loro stessi e usare al meglio la scuola come strumento di accesso alla conoscenza e anche alla capacità di stare insieme, perché sono due strumenti importantissimi per la vita. Avrei bisogno di una costata. Perfetta. Bene, questi bovini li produco io e quindi garantisco io. Ecco lei, signora. Grazie. Arrivederci. Ma come mai Carrefour? Perché la qualità la trovo da Carrefour.